Titi, primi metri di gara al centro dello schieramento, in touch all'esterno, Mister Invincible, padelle e buchi, tuttavia e Blue Lady. All'attacco della prima piegata, Mister Invincible che prende il comando della corsa in giubba nera e triangoli viola, in seconda posizione in touch, giubba arancio e triangolo rosso. Con in terza posizione padelle e buchi, in quarta troviamo con la giubba blu e rossa Blue Lady, a chiudere in giubba rossa e maniche bianche per tuttavia. L'andatura di tutta rispetto quando si va ad attaccare la piegata di fondo, Mister Invincible in vantaggio che mantiene tre nette nei confronti di In Touch. In terza posizione troviamo padelle e buchi, quindi Blue Lady e a chiudere tuttavia. Passaggio davanti alle tribune in vantaggio è sempre Mister Invincible, in seconda posizione si mantiene In Touch con in terza padelle e buchi, in quarta posizione Blue Lady, a chiudere tuttavia, a un giro esatto dalla fine. Nessuno fa la prima mossa quando Mister Invincible cerca di aumentare la cadenza, in seconda posizione ad intervallo troviamo In Touch con in terza ora sposta padelle e buchi, in quarta Blue Lady. A chiudere tuttavia, 600 metri conclusivi di essere richiesto Mister Invincible da Cristiano per allungare all'esterno, si presenta in maniera minacciosissima padelle e buchi che passa di slancio, quindi si trascina anche Blue Lady e In Touch sull'ultima curva, padelle e buchi in vantaggio nei confronti di Blue Lady che lo mette sotto tiro, quindi Mister Invincible è tuttavia sull'ultima curva in vantaggio, sempre padelle e buchi, cerca di capolare Blue Lady per andare caccia del leader nei confronti di Mister Invincible, i 150 metri conclusivi in vantaggio padelle e buchi, all'esterno Blue Lady che cerca la migliore ingabbata, Blue Lady che ci crede, ci prova nei confronti di padelle e buchi che si arrocca lungo la corda, padelle e buchi che allunga e stacca nel finale nei confronti di Blue Lady, quindi Mister Invincible è tuttavia. Il successo per padelle e buchi che rispetta la vittoria del 14 di luglio, quest'oggi vince ancora in bello stile Michele Maiorino in sella, il doppio in serata per Marco Pisano al training, i colori sono quelli di Letizia Ciucci, stiamo vedendo le immagini e la vittoria di padelle e buchi che batte Blue Lady e per la terza il battistrada iniziale di Mister Invincible. 5-2-3, l'ordine numerico d'ufficioso per questa seconda corsa in programma. Ancora sugli scudi il training di Marco Pisano, questa volta.